Ti vorrei rispondere cominciando dalla fine. Io guardavo il volto di Cristina, si chiama Cristina? Sì. È un volto molto bello, perché questo lo vediamo anche, penso che lo vedano anche in video le telespettatrici, i telespettatori, ma molto attento a capire quanto la sua buona fede, la sua personalità, la sua integrità fossero messe a pericolo con questa trasmissione. E Cristina ha timore di non essere capita, di essere presa in giro in qualche modo, di non essere rispettata profondamente. Io penso che questa non è una trasmissione così. E Rosanna Cancellieri, grazie la per prova. La difesa. Quanto è importante avere degli amici che ti conoscono e ti stimano. Grazie Silvana. Grazie. E Cristina però, ecco, adesso ritorno all'inizio, sul gioco dell'accoppiamento, che è vero che è un dato di fatto, è inutile nascondercelo anche se le parole sono crude, ma la Banotti non usa mai delle parole morbide, e sembra essere messo in secondo piano, ma se è vero che c'è stato un feeling e poi un inizio d'amore fra Cristina e il compagno, questo va capito anche se i prodromi, l'inizio è così anomalo rispetto ai metodi normali. Ecco, questo è il mio commento. Francesco Casale, già uomo che guarda, e adesso guardando cosa ti viene da dire? Dico che 2 milioni è poco. Ah, devo alzare le tariffe? No, dico che gli è convenuto, devo dire che funziona, insomma, no? Io ho speso molto di più, non mi sono mai sposato. Umberto Zanardi, L'Ideale si chiama la sua agenzia.